firmato il nuovo protocollo di intesa stamani in prefettura a Pescara con l'azione di prevenzione e contrasto della criminalità ai danni di banche e clientela. Nodo fondamentale l'intelligenza artificiale e il ruolo delle telecamere in città. L'obiettivo è quello di fare prevenzione, quindi abbiamo definito tutta una serie di misure di sicurezza, di comportamento, di scambi di informazioni con le forze di polizia, questo proprio per rendere lo sportello bancario sempre più sicuro. Andiamo a monitorare, a prevenire il rischio rapine, il rischio degli attacchi agli ATM, le truffe agli anziani, gli attacchi cyber physical security, le infiltrazioni criminali nelle attività criminali, le aggressioni alle attività legali e le aggressioni non predatorie che possono verificarsi all'interno degli sportelli bancari. Ed è il frutto di un percorso che abbiamo avviato con le varie dipendenze bancarie, le forze dell'ordine, la magistratura, proprio per migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza e rafforzare la collaborazione contro gli atti predatori. Il rapporto di coesione istituzionale sia fondamentale, quindi mettere a fattor comune le forze di tutte le istituzioni, siccome le garantiscano gli standard di sicurezza assolutamente migliori.